Quello che ti ho detto prima, quando sono sotto lavoro, proprio di non mangiare la pasta, di evitare di mangiare la pasta due volte al giorno, queste cose così, quella la evito. Tu la mangeresti tranquillamente sì, due volte? Non c'è problema, ho una fame da lupo, proprio fame. Senti, tu sei veramente un fenomeno perché sei un'attrice, sei una ballerina, non è una banalità, ma lo sei veramente l'una e l'altra, ballerina, cioè fai del movimento fisico incredibile. Secondo te cosa richiede più energia e quindi mangiare di più? Fare una coreografia, studiare due ore così la classe di danza oppure prepararsi e poi sostenere una parte proprio d'attrice? Ma ti dirò che non ho mai fatto un tipo di ragionamento simile, forse perché sono nata affamata e anche vivere aveva bisogno di mangiare, capito? Per vivere avevo bisogno di mangiare. Comunque ti dirò che quando lavoro mangio molto meno perché mi dimentico di dover mangiare. Cioè quando sono presa proprio dal ritmo, quello proprio stretto, eccetera, mi dimentico. Non hai mai mangiato per nervosismo? No. No, anzi, quando sono molto nervosa non mangio assolutamente. Quando sono ansiosa mangio, che è diverso. Cioè se sono dispiaciuta il dolore mi chiude lo stomaco. L'ansia, cioè il dubbio, l'incertezza, allora mi fa mangiare. E che cosa ti rimette più tranquilla? La carezza di un amico oppure un bignè alla crema? Si può avere tutte e due.